Ciao ragazzi, ciao ciao a tutti. Questa sera andremo a creare un programma che invia le email. Apriamo subito Visual Studio. E nel frattempo che si apre, che tanto ci mette un po', vi dico una cosa. Questo programma sarà in due o massimo tre parti, perché se no con uno solo non ho poi il tempo necessario e poi appunto diventa troppo, un po' troppo lungo questo video e preferisco farne due o tre un po' più corti. Allora, apriamo App Wind Form, Net Framework. Andiamo avanti. Qui mettiamo un nome per il programma che stiamo facendo. In questo caso io lo chiamo posta elettronica, ok, schiacciamo il tasto qua sotto. Crea. Ora attendiamo che apre tutto Visual Studio, così poi possiamo creare il nostro bel programmino di invio email. Attendiamo ancora un istante, un po' lento oggi il computer, ma ok, eccoci qua. Iniziamo subito a programmare. Allora, abbiamo bisogno di 6 label e 6 text box. Allora, prendiamo una label, la posizioniamo qua e già che ci siamo, così poi le facciamo tutte uguali. Andiamo su fonte e come size, cioè come dimensioni, facciamo 10. Ok, e qui mettiamo bold, cioè grassetto. Ok, poi copiamo questa label, che per copiare si può anche fare con la tastiera Ctrl C e per incollare Ctrl V, e io vabbè copio, però farò Ctrl V per fare un po' prima, lo faccio 6 volte, cioè 5 perché già uno, cioè perciò uno che c'è già, 2, 3, 4, 5. Ok. Abbiamo fatto 6 label. Ora le posizioniamo una sotto l'altra. Ok. Lasciando un pochino di spazio in più, così va benissimo. Andiamo.
Qui, un po' più su, questa, ok, ma prendiamo la 4, aspettate che non me l'ha presa, ok, prendiamo la 4, anche la 4, sì, va bene qua. Ora prendiamo la 5, la mettiamo qua un po' più in basso come sono le altre. Allora, la 5 va bene qua, mentre invece la 6. Invece che sotto la mettiamo per il momento la mettiamo, aspettate, scusate, che non si doveva aprire questo, ma la mettiamo un pochino qua e poi vi spiego perché. Ora prendiamo 6 text box, mettiamo una qua sotto, però la facciamo più lunga di così, più o meno, dai, va bene così. Facciamo CTRL C per copiarla con la tastiera. Poi schiacciamo una volta col mouse qua dove vogliamo sul bianco, poi facciamo CTRL V e questa era scusate, la seconda text box. Scusate se di nuovo aperto qui perché ho il mouse che ciocca ancora, ma non c'è problema. Noi, scusate, cancelliamo da end sub la label a private sub. Perfetto. Ok, torniamo, scusate, ma purtroppo, ok, torniamo qua. Ok, facciamo di nuovo CTRL V. Io mi sposto con le freccette, visto che ho il mouse che non funziona bene, mi sposto giù più o meno, ci siamo, ok, che più o meno sono, sì, ok, poi CTRL C, non ho sbagliato, CTRL C, no. CTRL V, ma metto che di nuovo copiare, vabbè, facciamo con il mouse sperando di che funzioni bene sto mouse, sì. Andiamo giù, andiamo qua, lo so, ci metto un po' più tanto col mouse, scusate, che con la tastiera, però avendo questo mouse che a volte ciocca un po' e bisogna che mi arrangio con la tastiera.
poco male, poco male, poco male. Allora, andiamo più o meno sotto così, ok. Ora, mettiamo la sesta, che posso provare, che con mouse, ok. No, però la metto, aspetta, sotto anche questa perché, anche poi c'è un perché. Ok. Va bene così. Ora, sulla level 1, cambiamo il testo di nuovo, saperto qua, cavolino. Vabbè. Ok. Andiamo qua. Dicevo, cambiamo il testo della level 1 e scriviamo. Cancelliamo qua, scriviamo mittente. Mittente. Due punti. Qui mettiamo destinatario, destinatario, due punti, qui mettiamo un oggetto. Scriviamo. Oggetto, ok, sulla level 4 scriviamo allegato, due punti. E sulla 5 scriviamo testo, due punti, ok. Ora faccio una cosa, questa casella qua, che è la text box 5 del testo, schiacciamo la freccina qua e la facciamo multiline schiacciando questo quadratino qua. Appena schiaccio questo quadratino, come vedete qua, apparirà le frecce, cioè i quadratini, che si può fare multilinea, cioè aspetta che non prendo male, uffa, scusate. Allora andiamo sempre, ok, stavo dicendo che noi le facciamo più larga,
la gazzella, così possiamo scriverci la email intera, cioè tutto quello che vogliamo scrivere, possiamo scriverlo qua. Metto un attimo in pausa il video perché c'ho il mouse che ciocca. Un secondo, scusate. Eccomi di nuovo qua. Ho messo pausa perché appunto non andando bene il mouse faticavo ad allargare, però faccio vedere, allora, schiacciando qua, vedono i quadratini sia dai bordi che sotto sopra. Io ho fatto più largo sotto e più largo di lato, così qui ci possiamo scrivere la nostra email. Tanto poi, essendo una text box fatta in multilinea, se dopo che si arriva col testo qui alla fine, qui verrà una barretta con una freccina come questa, che si può scorrere il testo giù. Ok, ora andiamo a modificare la label 6 e qui sul testo ci scriviamo, cancelliamo quello che c'è scritto e scriviamo SMTP 2. Spiego un attimo per chi non lo sa cos'è questa sigla SMTP. Sarebbe il server per spedire la email. Senza questo SMTP, la nostra mail che spediamo non andrebbe. Ora poi semmai spiego anche meglio tutto, però per il momento andiamo avanti col programma. Allora, mettiamo tre button, tre tasti, uno qua, che faremo poi un po' più grosso, un altro qua e un altro che me l'ha già messo qua in fondo, così. Questi due la prendiamo e lo mettiamo un po' più centrato, un po' più centrale, così andiamo. Allora, più o meno ci siamo. Ok. Sul button 1 scriviamo, bisogna farlo già un po' più grosso perché se no mi metto in pausa di nuovo un secondo. Scusate, scusate. Eccomi qui, ho messo, come vedete, i tasti più o meno nella posizione come uno distante dall'altro, più o meno alla stessa distanza. Ok,
Adesso, chiamiamo questo buttonuno, il tuo testo, lo chiamiamo in via email. Ok. Questo button lo chiamiamo. No, aspettate un attimo. Facciamo una cosa. Facciamo che sì. Fatemi pensare perché allora, ok, questo lo chiamiamo Allega File. Allora, Allega File. Questo lo chiamiamo esci. Aspettate che come al solito qui si apre sempre quello che non si deve aprire. E vabbè. Ok. Qui dicevo che lo chiamiamo o chiudi o esci. Lo stesso, tanto non è che cambia molto. Ok. Ora, diciamo, come dice, il disegno, chiamiamolo un po' così, il disegno è finito. Io direi di vederci nel prossimo video per entrare nel vero e proprio linguaggio di programmazione. Così facciamo un video dove programmiamo tutto quanto. Ci vediamo dal prossimo video. Grazie, ciao, ciao a tutti.